È la nostra ultima puntata prima della pausa estiva e prima di un mese, quello di settembre, che si preannuncia molto caldo. Si discuteranno qui in Consiglio regionale anche il DEF e l'ultima variazione di bilancio, il nuovo piano dei rifiuti, il futuro della Firenze-Pisa-Livorno, le grandi questioni che riguardano la nostra sanità. Il Consiglio intanto prosegue il suo impegno a favore delle comunità locali con nuove risorse da destinare a progetti, oltre a quelle già decise per le celebrazioni degli 80 anni della Liberazione e per il recupero del patrimonio d'arte e di archivio danneggiato dall'alluvione del novembre scorso. C'è anche una nuova campagna social del Consiglio regionale con l'hashtag Toscana Contemporanea, un modo per valorizzare luoghi d'arte contemporanea all'aperto, arte urbana, parchi d'arte e anche per far emergere le opere di street art che colorano e ringiovaniscono i nostri ambienti. Parleremo anche di alcuni bandi in scadenza a settembre, uno che organizza il Consiglio regionale per le tesi di laurea sull'Europa, concorso questo intitolato a Davide Sassoli. Ci sono poi due bandi del Corecom, uno sulla comunicazione sociale, che realizza insieme al CESVOT, e uno, in questo caso, Toscana Spot, sulle truffe telefoniche. Facciamo subito però un breve riassunto di quello che è stato approvato nelle ultime sedute ed è davvero molto importante. Per un quadro completo di notizie e interviste su questi provvedimenti potete rivedere la puntata del 26 luglio sul nostro sito o sul canale YouTube del Consiglio regionale. La Toscana vara una propria legge sui balneari in una fase di grande incertezza normativa, punta a riconoscere un equo indennizzo ai concessionari uscenti e, nelle gare che dovranno aprirsi, a dare criteri di premialità per le piccole e medie imprese. Ne aveva parlato anche il presidente del Consiglio regionale. Noi abbiamo approvato oggi una norma che prevede l'equo indennizzo, cioè prevede di poter rimettere in concessione per un certo numero di anni, tenendo conto che chi ha fatto investimenti, quegli investimenti gli devono essere riconosciuti. C'era stata una presa di posizione per ogni gruppo politico. Il tema non interessa soltanto i 34 comuni costieri della Toscana, riguarda tutto il nostro turismo, che è un settore trainante del PIL toscano. A proposito, è stato presentato in questi giorni il nuovo rapporto dell'IRPET, che mostra dati confortanti e rivela qualche criticità per la flessione di turisti italiani nella regione. Riproponiamo ora una rapidissima carrellata di opinioni sulla legge toscana per le concessioni balneari. Partiamo dai favorevoli al sì della maggioranza. Come sapete, si è aggiunto quello della Lega. Si introduce un altro principio, che è quello della tutela delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure competitive. Cioè, se più si è piccoli, micro o medie, più si avrà una tutela. Dà un'opportunità di lavoro a chi già ha lavoro e nel contempo non pregiudica le opportunità per nuove persone o nuove imprese che vorranno gestire queste attività. Quindi un equilibrio, una normativa che la Toscana prova ad assumersi una responsabilità. Riteniamo che questi due principi siano due principi saldi per garantire a tutte quelle famiglie, che poi sono imprese, però sono persone, sono famiglie, che garantiscono il servizio dello stabilimento, quindi il servizio della tutela ambientale, della sicurezza all'interno degli stabilimenti balneari, che garantiscono un turismo accessibile a tutti. Si sono astenuti Fratelli d'Italia e il gruppo Misto. Cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito, tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Un buon dibattito che però chiaramente aveva dalla sua una buona componente d'ordine politico. Credo che soltanto una giusta ricompensa allo Stato per queste concessioni possa essere, debba essere attinente alla legge stessa e quindi debba essere ricompresa nella legge. Contrari al momento del voto, con ragioni diverse, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Continueremo la nostra battaglia per dire no alle aste, per dire fra le altre cose con voce forte in Europa che la risorsa non è limitata, non è vero, lo dimostrano i dati, soltanto il 36% della costa italiana è occupata da stabilimenti balneari. Con questa proposta di legge si è inteso probabilmente cercare di fare dei favori o cercare di risolvere in maniera borracciata una situazione che secondo noi si va semplicemente di più a complicare. A fine luglio il Consiglio regionale ha anche approvato il rendiconto finanziario 2023 e adesso connesso l'assestamento di bilancio. C'è stato però anche l'ok alla variazione di bilancio del Consiglio regionale con questi effetti.
si liberano uno spazio economico importante, si tratta di circa 80.000 euro che andranno a vantaggio soprattutto delle associazioni, dei comuni, per tutta una serie di piccole iniziative che vengono fatte nei territori in maniera capillare, che ci portano molte volte a sostenere la piccola associazione sportiva, l'associazione culturale, il piccolo comune, piccoli contributi che vedono il sostegno e la presenza del marchio del Consiglio regionale nel territorio toscano in maniera diffusa e nello stesso tempo trovano le risorse importanti per fare in modo che piccole iniziative culturali, sportive o sociali possano essere finanziate con il sostegno economico e finanziario del Consiglio regionale. Penso che l'epoca di Gianni, Presidente del Consiglio, sia ormai passata da un tempo e ci debba essere una assoluta discontinuità a riguardo. Noi vorremmo fin dall'inizio un fondo della Giunta a disposizione del Consiglio con un preciso accordo tra Giunta e Consiglio per fare le leggi che occorrono effettivamente ai toscani. Ricordiamo anche che nella seduta del 16 luglio erano state approvate a maggioranza le due delibere proposte congiuntamente da PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle contro la legge sull'autonomia differenziata. L'iniziativa di 5 consigli regionali, che sono quelli di Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Sardegna, potrà ora far scattare la richiesta formale alla Consulta di referendum abrogativo sulla legge. Se questi erano alcuni degli argomenti già trattati nelle ultime sedute del Consiglio regionale, adesso guardiamo avanti alla ripresa di settembre. Per farlo diamo però voce direttamente a tutti i capigruppo, subito i due di maggioranza. Abbiamo dei problemi e dei temi da affrontare che in realtà abbiamo già iniziato a trattare. Sto pensando per esempio al piano dei rifiuti che è stato adottato, che ha visto la presentazione di tutte le osservazioni che sono in fase di valutazione da parte dell'assessorato, ma che alla ripresa dovranno approdare in aula, perché il piano dei rifiuti deve essere approvato, dando quindi uno strumento importante che serve ai cittadini e alle imprese. Abbiamo poi il piano sanitario e sociale. È stata fatta la comunicazione da parte dell'assessore Bezzini, ma credo che anche da questo punto di vista l'attuazione della sanità territoriale, cioè la programmazione per quanto riguarda gli interventi che saranno da fare, sia quelli dal punto di vista strutturale, da quelli riguardanti la tecnologia, soprattutto l'organizzazione, meritino la massima attenzione. Avremo anche la legge sul testo unico sul turismo, anch'essa una profonda revisione della legge che già abbiamo. Toscana Strade è sicuramente un altro argomento che verrà all'attenzione del Consiglio. Dovremo, come dire, anch'esso valutarlo molto bene. Adesso parlano i capigruppo delle opposizioni di centrodestra. Sicuramente il tema della sanità, l'informativa che è arrivata la scorsa settimana, e quindi il piano socio-sanitario, sarà un tema centrale anche nel prossimo anno. Però pensiamo anche alle infrastrutture, a quella proposta accelerata dal parte del Presidente Gianni che si chiama Toscana Strade, su cui saremo pronti a confrontarci, a dibattere, ad esprimere le nostre posizioni. Penso al piano dei rifiuti, quindi a tutto il tema ambientale che abbiamo avvertito partendo anche dall'inchiesta CEO e quindi da tutto quello che è il rifiuto speciale, ma anche a tutto quello che è il rifiuto solido urbano e imprenditoriale della Toscana, quindi un piano dei rifiuti che ci vedrà a settembre pronti a dibattere sull'aula di consiglio regionale ed esprimere le nostre posizioni in contrapposizione anche con il Partito Democratico sul tema dei rifiuti. E poi l'ultimo tema che a noi sta particolarmente a cuore è sicuramente quello dell'acqua, quindi quanto noi riteniamo importante e il tema dell'acqua, che debba stare fuori da quel processo iniziato dal PD sul tema della multi-utility, e quindi quanto noi ci batteremo affinché l'acqua non faccia parte di quel processo di unione sul tema rifiuti e sul tema energia. È chiaro che tutte le posizioni che assumeremo come Fratelli d'Italia, ma le assumeremo sicuramente, chiaramente anche come centrodestra e oltre il centrodestra anche come tutto quel contenitore che si fa alternativo al governo del Partito Democratico,
per tutte quelle che sono le prime partite subito al rientro dalla pausa di agosto, quindi penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo, faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità, chiaramente speriamo anche dal punto di vista pratico, di poter precisare quello che è il nostro punto di vista, ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la regione toscana alla prossima scadenza elettorale. Penso ai siti produttivi, penso ai distretti industriali, penso al tema della grande crisi che vive la provincia di Firenze con le industrie della moda e della pelle e del calzaturiero, penso al tema delle infrastrutture. Faremo nel periodo estivo una raccolta firme contro la FIPLI a pagamento. Ecco, riprenderemo dopo la pausa estiva del Consiglio regionale partendo dalle questioni fondamentali. Prima fra tutte la sanità. Siamo convinti che occorre fare un'accelerazione, dobbiamo snellire le liste d'attesa, i dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attesa, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica, ecco tutta una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025. Pronti come centrodestra a vincere questa regione mettendo in campo il candidato migliore. Restano due gruppi, intanto il Movimento 5 Stelle. Quali sono le priorità per settembre? Il lavoro, la tutela soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità che è sempre più un problema soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto, e l'ambiente che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. A questi si allaccia poi il problema della multi-utility, di cui non vogliamo la quotazione in borsa, di una sanità territoriale che va recuperata e ripresa, e il problema di tutti quei servizi che devono essere resi alle persone a partire dalle infrastrutture e tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita. Credo che siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda anche il programma, la programmazione strutturale europea, e dobbiamo cercare di guardare appunto all'Unione Europea come un'opportunità di sviluppo di nuove strategie dal punto di vista della sanità, del lavoro e del recupero dell'ambiente, che diventa fondamentale in questa fase storica in cui la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento è decisivo sotto tutti i profili, anche quello economico. Infine il gruppo misto, che ha un solo componente. Punto di analisi e di studio per quelle che sono i mali della sanità che ci scontriamo e si scontrano gli utenti quotidianamente, liste di attesa, grandi situazioni di problemi al pronto soccorso, medicina territoriale che non funziona. Io più volte ho impostato i miei atti su un cambiamento di prospettiva, non più la medicina basata su quanto viene speso per la risonanza magnetica, anzi per una visita, ma per arrivare alla guarigione, quindi non più fee for service ma fee for value, quindi la medicina basata sul valore. Poche notizie sul lavoro delle commissioni che si sono riunite in questi ultimi giorni, soprattutto la terza, quella su sanità e politiche sociali, che ha affrontato diversi temi. Intanto ha ascoltato i rappresentanti dell'associazione Coscioni sulla proposta di legge regionale per il suicidio medicalmente assistito. Poi all'unanimità ha richiesto di rivedere i criteri del nuovo nomenclatore nazionale per quanto riguarda la figura del fisioterapista. Ha anche esaminato insieme, questo alla Commissione Cultura e Istruzione, la proposta di legge sugli oratori, riconoscendone la funzione educativa in un contesto, quello odierno, che presenta molte criticità. Sulla legge però restano alcune critiche. Il portavoce del Forum del Terzo Settore nel suo intervento ha ribadito che una legge sul terzo settore c'è già in Toscana, è la numero 65 del 2020, e che a suo parere non era necessario farne un'altra. La terza commissione ha anche una nuova vicepresidente segretario, Donatella Spadi, prende il posto di Andrea Vannucci, che è diventato nuovo vice capogruppo del PD. Maurizio Sguanci, di Italia Viva, invece diventa vicepresidente segretario della commissione aree interne al posto proprio della stessa Spadi. Questa commissione ha chiesto che siano assegnate più risorse alle province per svolgere le funzioni che sono state loro assegnate. Ha anche approvato un emendamento bipartisan che chiede di nuovo l'elezione diretta del presidente del consiglio provinciale.
La consigliera Claudia Bianchini, subentrata da poco a Torselli nel gruppo di Fratelli d'Italia, è stata nominata vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, che ha votato negli ultimi giorni il bilancio di Toscana Promozione Turistica. Altra commissione al lavoro è stata la quarta, Territorio, Ambiente e Infrastrutture, che ha dato il proprio ok alla nomina di Massimo Lucchesi a segretario dell'autorità portuale regionale, voluto dal presidente della Giunta Giani. Non hanno partecipato al voto i membri di Fratelli d'Italia e Lega. Qualche giorno fa il Consiglio regionale ha presentato gli interventi a sostegno del recupero del patrimonio artistico e archivistico compromesso dall'alluvione e delle celebrazioni degli 80 anni dalla liberazione, che poi sono anche gli 80 anni dalle stragi nazifasciste che hanno insanguinato la nostra regione. Come ha ricordato lo scorso 25 aprile il Presidente della Repubblica a Civitella Valdichiana, luogo di una di queste terribili stragi. La testimonianza c'è stata in questi giorni anche a San Miniato, nella cattedrale. Si ricordavano le vittime dell'esplosione di una bomba il 22 luglio 1944. Era presente il Presidente Mazzeo. Il Consiglio regionale ha lanciato la sua nuova campagna social, hashtag Toscana Contemporanea. Obiettivo: valorizzare le espressioni d'arte contemporanea sul nostro territorio, ovunque, in piccoli borghi e nelle grandi città. Urbana rende la Toscana un grande museo a cielo aperto. In questi anni abbiamo deciso di investirci tanto, vorremmo continuarlo a fare anche nel futuro. In questo c'è l'idea della Toscana diffusa, queste opere uniche, stupende, dai piccoli borghi della Garfagnana fino a Pisa, a Firenze, riescono a raccontarci una Toscana in grado non solo di vivere nella bellezza del suo passato, ma anche di raccontare il presente e farlo con un'arte moderna, un'arte più vicina alle persone, in grado anche di creare socialità. Toscana contemporanea è tutto questo. Negli scorsi anni abbiamo deciso di raccontare la Toscana dei piccoli borghi, la Toscana dei parchi, quest'anno invece raccontiamo la Toscana dell'arte di strada, la Toscana dell'arte vicina alle persone. La Fondazione accompagna il Consiglio come su tante altre attività, ma in questa con particolare interesse, perché l'arte contemporanea è molto diffusa in Toscana, dalle grandi città ai piccoli borghi, ci sono opere anche nella campagna, quindi la campagna di fotografica rappresenta bene questa diffusione. Poi accompagneremo con tutti i sistemi di comunicazione, quindi dei video, dei reel e dei format informativi su tutti i nostri sistemi, quindi non solo quelli a fini turistici come Visitascani, ma anche quelli a fini informativi e comunicativi con la redazione di In Toscana e tutti gli strumenti social e la redazione del Consiglio. Accompagneremo questa manifestazione che serve a far vedere come la diffusione dell'arte contemporanea coniuga bene l'identità della Toscana fra antico, storia, cultura, radicamento e al contempo la contemporaneità. Ricordiamo infine, prima di salutarvi e augurarvi buon Ferragosto, alcuni bandi in scadenza a settembre. Il primo è quello per la miglior tesi di laurea, tema l'Europa, le regioni e i cittadini, istituito anche quest'anno dal Consiglio regionale della Toscana e dalla sua Commissione per le politiche europee, in ricordo dell'ex presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli. L'iniziativa si rivolge a studentesse e studenti che dal 1 settembre 2023 hanno ottenuto un diploma di laurea magistrale in un'università toscana. La scadenza del bando è lunedì 16 settembre. Come abbiamo visto, le tesi già premiate in passato sono diventate anche libri. La presentazione l'abbiamo raccontata nelle scorse settimane. Vi ricordiamo poi due bandi del cuore, come il primo, Toscana in Spot, che quest'anno è dedicato al tema delle truffe telefoniche. Il titolo è Non abbocchiamo, vediamo il filmato, che ha vinto l'edizione 2023, era un altro tema, indipendenze digitali. Quest'anno la scadenza è a fine settembre, il 30
info sul sito del Corecom Toscana, dove trovate anche i dettagli della Toscana che fa bene, il bando 2024 dedicato alla comunicazione sociale che il Corecom realizza insieme al CESVOT, il centro servizi del volontariato. Anche questo scade il 30 settembre. Con questi avvisi, che certo interesseranno molti di voi, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a venerdì 6 settembre, quando riprenderemo la nostra trasmissione. Buone vacanze a tutti!